Buonasera a tutti. Ci prendiamo questo tempo, dai, questo ultimo video dell'anno. Basta un tocco tu per ridare vita al mondo. Basta un tocco tu per andare fino in fondo. Una tua parola per volare. La tua presenza per ricominciare. Basta un tocco tu per riavere la speranza. Basta un tocco tu per cambiare il lutto in danza. Una tua parola per cantare. La tua presenza per ritornare ad amare. E ogni paura, e ogni ferita, farà posto al tuo amore, alla gioia tua infinita, si spezzeranno tutte le catene, mentre crediamo tutti insieme, tutti uniti nella fede, andrà tutto bene, andrà tutto bene, tu l'hai promesso, sei fedele, tu l'hai detto non temere, andrà tutto bene, andrà tutto bene, andrà tutto bene. Basta un tocco tuo, basta un tocco tuo per ridare vita al mondo. Basta un tocco tuo per andare fino in fondo. Una tua parola per volare. La tua presenza per ricominciare. Basta un tocco tuo per riavere la speranza. E basta un tocco tuo per cambiare il lutto in danza. Una tua parola per cantare. La tua presenza per ritornare ad amare. E ogni paura. Posto al tuo amore, alla gioia tua infinita, si spezzeranno tutte le catene, mentre cantiamo tutti insieme, tutti uniti nella fede, andrà tutto bene, andrà tutto bene, tu l'hai promesso. Tu l'hai detto non temere, andrà tutto bene, andrà tutto bene, andrà tutto bene. È troppo facile avere fede quando le cose vanno bene. È così semplice cantare quando tutte le cose sono a posto. Ma impariamo da Davide che disse: io benedirò l'Eterno in ogni tempo e la sua lode sarà sempre sulle mie labbra, sempre. E ogni
paura e ogni ferita farà posto al tuo amore, alla gioia tua infinita, si spezzeranno tutte le catene mentre cantiamo tutti insieme, tutti uniti nella fede. Andrà tutto bene, andrà tutto bene, tu l'hai promesso, sei fedele, tu l'hai detto, non temere. Andrà tutto bene, andrà tutto bene, andrà tutto bene. Mettendo gli occhi su Gesù, dice la Bibbia, capo e compitore della nostra fede, tenendo gli occhi su di Lui, colui che inizia e rende perfetta la nostra fede in ogni tempo, in ogni circostanza, in ogni situazione. Quando guardo alla croce vedo solo il tuo amore, non mi basta la voce, parla solo il mio cuore, riesco solo a pensare che quello che hai fatto è per me. Quando guardo alla grazia vedo solo salvezza, le tue mani distese per donarmi ricchezza, riesco solo a cantare queste poche parole per te. Come vorrei stringerti a me, assaporare l'alito tuo e perdermi tra le braccia tue. Oh mio Gesù, soltanto tu riesci a capire il cuore mio, hai fatto di me la vita con te è pura armonia. Oh mio Gesù, soltanto tu. Quando guardo alla croce vedo solo il tuo amore, quando guardo alla croce vedo solo il tuo amore, non mi basta la voce, parla solo il mio cuore, riesco solo a pensare che quello che hai fatto è per me. Quando guardo alla grazia vedo solo salvezza, le tue mani distese per donarmi, riesco solo a cantare queste poche parole per te. Come potrei stringermi a te, assaporare l'alito tuo e perdermi tra tue. Oh mio Gesù, soltanto tu riesci a capire il cuore mio, hai fatto di me la casa.
con te è pura armonia. Oh mio Gesù, soltanto tu. Armonia, oh mio Gesù, soltanto tu, oh mio Gesù, soltanto tu, oh mio Gesù, soltanto tu. Oh,
sempre sarai il mio primo amore. Sempre sarai il mio primo amore. Sempre tu sarai, per sempre resterai al centro del mio cuore. Sempre tu sarai, per sempre resterai al centro del mio cuore, nessun altro, nessun altro prenderà il posto tuo. Sono caduto, mi hai rialzato più in alto.
gioia tua ineffabile, ed ora il mio cuore grida a te. Come potrei stare senza di te? Ed ora son più forte grazie a te. L'angoscia ha fatto posto alla gioia tua ineffabile, ed ora il mio cuore grida a te. Come potrei stare senza di te? Io come potrei stare senza di te? Io come potrei stare senza di te? Farai una via dove via non c'è, tu farai una via, la farai per me. Ciò che tu hai promesso, tu lo farai. Ciò che tu hai detto, tu lo manterrai, sì. Tu farai una via dove via non c'è, tu farai una via, la farai per me. Ciò che tu hai promesso, tu lo farai. Ciò che tu hai detto, tu lo manterrai. Perché? Perché tu sei fedele, tu sei fedele, tu sei fedele con me. Perché tu sei fedele, tu sei fedele, tu sei fedele. Voglio cantare questa canzone guardandoti negli occhi e dichiarandola per la tua vita. Non perché sta per arrivare un anno nuovo, perché Dio non è condizionato dalle date, ma semplicemente perché questa è una promessa e una benedizione per la tua vita. Dio farà una via dove via non c'è. Dio farà una via e la farà per te. Ciò che Lui ha promesso, Lui lo farà. Ciò che Lui ha detto, Lui lo manterrà. Credilo e dichiaro. E Dio farà una via dove via non c'è. Dio farà una via e la farà proprio per te. Ciò che Lui ha promesso, Lui lo farà. Ciò che Lui ha detto, Lui lo manterrà. Perché? Perché Lui è fedele. Lui è fedele, sì. Lui è fedele con te, perché Lui è fedele, Lui è fedele, Lui è fedele, fedele con te, perché Lui è fedele. Sarà sempre. Lui è fedele, Lui è fedele, Lui è fedele con te. Thank you.
Lui è fedele, Lui è buono, la sua benignità dura per sempre ed è straordinario ed è meraviglioso poter concludere quest'anno in questa maniera e voglio condividere qualcosa con voi, qualcosa che sento molto forte che lo Spirito Santo comunicherà al vostro cuore. Anzi, parlo in maniera personale, lo Spirito Santo comunicherà al tuo cuore e sono convinto che Lui farà qualcosa di straordinario. Voglio poi dare spazio, ho chiesto anche a Mary di dire qualcosa. La prima cosa che voglio fare, prima di tutto, è ringraziare Dio. Non voglio fare grandi esternazioni perché è una cosa molto personale tra me e Lui, quindi le cose tra me e Lui le tengo tra me e Lui. Ma quello che desidero fare è ringraziare veramente ognuno di voi per le preghiere, ognuno di voi per il sostegno, ognuno di voi per come avete espresso il vostro amore nei nostri confronti, per come ci siete stati vicino, per come avete... per come siete stati ubbidienti allo Spirito Santo, a volte con un messaggio, a volte con una telefonata, a volte con semplicemente con un commento sotto un video, a volte con un'offerta, a volte venendo a suonare al campanello di casa nostra. Voglio ringraziarvi perché per me non è scontato tutto il bene che c'è, me lo aspetto, mi aspetto sicuramente bene, non male, ma... ritengo anche che dobbiamo essere grati a Dio per le cose che noi ci aspettiamo, per le cose che accadono, per le cose che succedono e quindi vorrei dire un grazie dal profondo del mio cuore, da parte mia, da parte di Mary, da parte di Giovannino, il piccolino, perché ancora una volta quest'anno abbiamo visto la bellezza dell'amore fraterno, la bellezza della vicinanza di tutti coloro che ci amano, che ci hanno voluto bene e continuano a farlo. E non significa che siamo sempre d'accordo su tutto, ma il rapporto, l'amore, la stima, l'affetto e il rispetto vanno ben oltre a volte i pensieri, anzi sicuramente non a volte, vanno al di là dei pensieri, del modo di pensare, della dottrina, eccetera, eccetera, perché l'amore di Dio è ciò che rimane e rimarrà sempre, che vince e vincerà per sempre. Quindi voglio veramente darvi un grazie con tutto il mio cuore per quello che, per come siete stati vicini a me, alla mia famiglia, al ministerio e per come ci avete permesso di andare avanti, di realizzare dei sogni ancora e per quanti altri ancora si realizzeranno in maniera solare per l'anno prossimo. Vorrei condividere qualcosa dal Vangelo di Matteo al capitolo 16 e vorrei esordire in questa meditazione, in questo pensiero, predicazione, insegnamento, chiamatelo come volete, ma non ha importanza, con questa frase. Molti si aspettano, c'è questa frase di routine, noi ci facciamo gli auguri, questa frase, anno nuovo, vita nuova. E una delle cose belle che sto vedendo su internet, sulla rete, è che questo pensiero finalmente si sta divulgando, si sta diffondendo non soltanto nell'ambiente religioso, ma anche nell'ambiente del lavoro, del business, a livello mondiale. Cioè, niente cambia se noi non cambiamo. Se tu ti aspetti che il 2021 porti cose migliori del 2020, dimenticatelo, perché non è così. Il 2021 sarà esattamente come il 2020, come il 2019. Ricordo che in tutti gli anni che facciamo, ogni fine anno, tutti salutano l'anno bruttissimo, l'anno schifoso che si è passato, dicendo il nuovo anno sicuramente mi darà grandi soddisfazioni, il nuovo anno sicuramente sarà migliore del primo. Ricordo quelli che salutarono il 2019 con disprezzo pensando che il 2020 fosse meglio e in realtà si sono beccati una grandissima delusione, perché in realtà niente cambia se non siamo noi a cambiare. Vorrei entrare un pochettino su questo argomento perché
il nostro approccio a volte con il calendario, quindi con la mezzanotte del Capodanno, è molto superstizioso. Pensiamo che a livello magico succeda qualche cosa appena stappiamo lo spumante o lo champagne per chi ha più soldi, e che qualcosa cambi nell'aria. A volte ci sono profezie del tipo: il prossimo anno Dio farà, Dio aprirà nuove porte, il prossimo anno sarà il tempo di... È sempre tempo di... il nuovo anno non porterà cose nuove a meno che non affrontiamo il nuovo anno con una nuova mentalità, ed è questo quello di cui voglio parlarvi. Vorrei esordire dicendo delle cose. Sicuramente a tutti quanti noi è capitato di trovare in macchina o di trovare a casa, dentro qualche cassetto, delle chiavi o una chiave. A me è capitato spesso, dopo tutti i traslochi che ho fatto, 14-15 traslochi in 25 anni, e molto spesso capita che aprendo dei cassetti, andando a sistemare determinate cose che ci sono, documenti, fotografie oppure altre cose, si trovano delle chiavi. E ti è capitato sicuramente di trovare delle chiavi e dire: ma di cosa è sta chiave? Magari chiedi a tua moglie, a tuo marito, ai tuoi figli, ai tuoi genitori, alle persone, ai tuoi colleghi, magari dentro l'ufficio, prendi questa chiave, vai in giro e dici: qualcuno sa cosa serve questa chiave? Qualcuno sa quale serratura apre questa chiave? E vorrei dire questo prima di leggere Matteo 16. Avere delle chiavi e non sapere come usarle equivale a non avere le chiavi per niente. Se tu hai delle chiavi che non sai quale serratura aprono, sarai esattamente nella stessa condizione di quella persona che non ha le chiavi per niente. Quindi ciò che ci rende benedetti, ciò che ci rende attivi, prolifici, ciò che ci permette di passare all'azione, non è avere delle chiavi, ma sapere a cosa servono. E questo è importante: avere delle chiavi e non sapere come usarle e come non averle affatto. Ora, questo purtroppo è il vivere di parecchie persone che leggono la Bibbia, leggono la Scrittura e continuano a non vedere. Vorrei leggere insieme a voi Matteo 16, dal versetto 15 in poi, quando Gesù disse, chiese ai discepoli: chi dite voi che io sia? E Simon Pietro, rispondendo, disse: tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. E Gesù, rispondendo, gli disse: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Ed io altresì ti dico che tu sei Pietro, sopra questa roccia io edificherò la mia chiesa, le porte dell'Ades non la potranno vincere, non resisteranno. E Dio ti darò le chiavi del regno dei cieli. E tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. Abbiamo iniziato quest'anno parlando del regno di Dio, finiamo quest'anno parlando del regno di Dio, perché questo è l'unico argomento che Gesù ha trattato ed è importante per noi entrare in profondità e comprendere questo. Vorrei leggere una traduzione che sicuramente darà una spiegazione ancora più, o ci farà leggere queste parole in maniera ancora più profonda, in maniera più significativa. Ho appena postato proprio questa traduzione sulla mia pagina, ma voglio leggerla perché so che è di grande aiuto per me, è stato di grande beneficio. È una traduzione contemporanea, presa dalle varie Bibbie e dai vari significati che ci sono dal testo originale in greco. Guardate che cosa è uscita. Allora Gesù chiese loro: e voi chi pensate che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il Messia, il figlio dell'Iddio vivente. Allora Gesù gli disse: Dio ti ha benedetto, Simone, figlio di Giona, perché non hai scoperto questa verità con forze umane, studiando dai libri o imparando da altri insegnanti, ma è stato mio Padre che è in cielo, Dio in persona, a rivelartela e a lasciarti entrare nel segreto di chi io sono veramente. Ed ora ti dirò chi sei tu veramente.
Tu sei Pietro, una roccia, e ciò che ti è stato rivelato è la roccia sulla quale costruirò la mia chiesa, una chiesa così in espansione, piena di energia, che neanche tutte le potenze dell'Hades potranno mai vincerla né ostacolare la sua avanzata. E non è tutto. Tu avrai completo e libero accesso al regno dei cieli. Io ti darò le chiavi per aprire ogni porta in ogni luogo. Non ci saranno più barriere tra il cielo e la terra e tra la terra e il cielo. Le cose che tu legherai o che non permetterai o che dichiarerai improprie o illegali e che vieterai sulla terra saranno già legate nel cielo. Dal greco, che è questa parola, ora lo spieghiamo, e dice qua, sarà così per Dio e le cose che romperai o che dissolverai o che distruggerai o che scioglierai o che permetterai e che dichiarerai legali sulla terra saranno così per Dio. Un sì sulla terra è un sì in cielo, un no sulla terra è un no in cielo. Credo che questa sia una delle più belle traduzioni che abbia mai potuto leggere o trovare, e vorrei spiegare il concetto, perché molti pensano che le chiavi del regno, tutto ciò che noi leghiamo o sciogliamo, abbia a che fare con i demoni. In realtà non è così, o quantomeno quella è una piccolissima parte, è qualcosa di molto più grande, di molto più ampio. La cosa più bella che io vedo qui è prima di tutto come Gesù rivela a Pietro la sua identità. Partiamo da questo, che è la cosa più importante. Partiamo da questo, identità. Tu hai ricevuto da Dio mio Padre chi sono io, Lui te l'ha rivelato, tu hai dichiarato apertamente chi sono io. Bene Pietro, ora io ti dichiaro chi sei tu, ora io dichiaro chi sei tu e qual è la tua funzione, il motivo per il quale sei nato e per il quale sei stato chiamato. Tu sei Pietro, tu sei una roccia, ma la rivelazione che tu hai avuto è la roccia sulla quale io edificherò la mia chiesa. Le porte dell'Hades, non dell'inferno, le porte dell'Hades non potranno resistere. E poi Gesù continua e parla della sua eredità, di un'eredità che lui sta per dargli. Ed io ti darò le chiavi del regno dei cieli. E poi parla della sua autorità e dice: tutto quello che tu avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. Gesù consegna delle chiavi a Pietro, ma noi sappiamo che queste chiavi vengono consegnate a tutti gli abitanti della terra. Tutte le persone che vivono sulla terra hanno potenzialmente queste chiavi, ma non sanno come utilizzarle, quindi sono chiavi inutili, tra virgolette. Anche Pietro sperimentò questa inutilità delle chiavi fin quando non ricevette poi lo Spirito Santo e cominciò a capire determinate cose dopo 3 anni che stava con Gesù. Gesù dà queste chiavi a Pietro e gli dice: tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. Gesù, quando parla di legare, di sciogliere, riferito proprio alle chiavi di cui Gesù ha parlato un istante prima, questo legare, questo sciogliere, in realtà nel testo greco significa letteralmente chiudere e aprire, aprire e chiudere. Questo si fa con le chiavi. Le chiavi servono per aprire, le chiavi servono per chiudere. Questa parola, legare e sciogliere, nel testo greco ha altri significati molto importanti. La parola legare significa vietare, significa dichiarare improprio, dichiarare illegale. La parola sciogliere nel testo greco significa rompere, significa dissolvere, significa distruggere. Quindi le chiavi che ci sono state donate da Gesù, le chiavi del regno, non sono le chiavi per entrare nel regno, sono le chiavi per far funzionare il regno di Dio. Perché? Perché il regno di Dio, dice Gesù, è dentro di noi, il regno di Dio è già arrivato ed è a nostra disposizione. Di conseguenza, queste chiavi in realtà non servono per aprire dall'esterno, ma per aprire dall'interno e far uscire, far manifestare tutta la bellezza, tutta la maestà, tutto quello che c'è dentro questo regno. E il segreto è
che queste chiavi non vengono utilizzate dall'esterno, ma devono essere utilizzate dall'interno. Lo ripeto, le chiavi non servono per entrare nel regno dei cieli, le chiavi di cui Gesù sta parlando, ma le chiavi di cui sta parlando Gesù sono dei principi spirituali che vengono utilizzati come chiavi per aprire dall'interno e permettere al regno di Dio di manifestarsi e di far vedere tutta la bellezza e la grandezza del nostro re. Ora, perché Gesù non ha mai in realtà insegnato una religione? Perché Gesù non è venuto come il maestro o il capo di una nuova religione? Noi pensiamo che Gesù sia il fondatore del cristianesimo. Questa è una nostra invenzione, questa è una nostra deduzione, questa è qualcosa alla quale siamo arrivati. Ma Cristo non ha mai parlato del cristianesimo e lui non ha mai fondato una religione chiamata cristianesimo. Gesù ha sempre e soltanto parlato di un argomento, il regno di Dio. Perché? Perché il regno di Dio ha a che fare con tutte le persone che vivono sulla faccia della terra. Mentre il cristianesimo è qualcosa di ristretto, come ogni religione, è qualcosa rinchiuso a tutti coloro che ne fanno parte. Ma il messaggio di Gesù non è per i cristiani, il messaggio di Gesù è per tutta l'umanità. Qual è la differenza sostanziale? Entriamo un po' nel vivo del discorso. Qual è la differenza sostanziale tra il regno di Dio e tutte le altre religioni, cristianesimo compreso? Ascoltatemi per favore, perché questa è una chiave per poterla utilizzare nel 2021. La differenza tra il regno di Dio e tutte le altre religioni, cristianesimo compreso, è che tutte le altre religioni non hanno alcuna autorità sulle circostanze, mentre il regno di Dio sì. Nessuna religione ti dà alcuna certezza di dominio e di controllo sulle circostanze della vita. Ogni religione, cristianesimo compreso, ti induce a pensare al dover resistere finché tutto non finisca, al dover subire finché la fiumana passi. Il regno di Dio in realtà è un insegnamento totalmente diverso. E quando noi guardiamo a Gesù, cioè a colui che ha predicato il regno di Dio, insegnato il regno di Dio e lo ha dimostrato ampiamente, noi capiamo di che cosa stiamo parlando. Nessuna religione ha il controllo sulle circostanze, mentre il regno di Dio, questa influenza del governo di Dio sopra la nostra vita, ci permette di avere influenza e controllo sulle circostanze. Guardiamo un attimo Gesù. Gesù aveva il controllo sulla malattia. Gesù aveva il controllo sulle infermità, lui guariva gli infermi e mondava i lebbrosi, lui dava la vista ai ciechi, dava l'udito ai sordi, e faceva camminare gli zoppi, lui cacciava i demoni, lui aveva autorità e controllo sul mondo spirituale, lui risuscitava i morti. Nel suo ministero chi mai ha risuscitato i morti se non i profeti prima di lui sicuramente? Ma Gesù ha mostrato un aspetto del regno di Dio che nessun altro ha mai mostrato. Gesù aveva autorità e controllo sul clima. Vi ricordate quando comandò al vento di fermarsi e il mare si acquietò e si fece una gran bonaccia, dice la Bibbia. Gesù aveva autorità sulle leggi della gravità. Vi ricordate quando camminò sul mare? Gli angeli servivano il Figlio di Dio, gli angeli lo servivano. Gesù aveva il controllo anche nel momento della mancanza. Gesù aveva il controllo sulla materia. Lui ha moltiplicato i pani e i pesci e ha dato da mangiare a più di 15.000 persone con 5 pani e 2 pesci. E poi la cosa più grande: quale religione al mondo ti dà garanzia di cosa c'è dopo la morte? Quando si arriva alla morte, si spengono i telefoni, si dice da qualche parte in Sicilia. Mentre Gesù è morto ed è ritornato dalla morte e ha sconfitto la morte. E ci ha dimostrato che lui ha il controllo sulla vita e sulla morte.
Ecco perché Gesù è il nostro esempio perfetto, non l'Apostolo Paolo, non l'Apostolo Pietro, non Giovanni, non Davide, non Isaia, non Mosè, non Giosuè, non altri. Gesù è il nostro esempio perfetto perché lui ci ha dimostrato come si vive il regno di Dio. Chi crede in me, Gesù ha detto, farà anch'egli le opere che faccio io, e anzi ne farà di maggiori, perché io vado al Padre. Stava dicendo: io vado al Padre, voi riceverete lo Spirito Santo e sarete in grado di fare esattamente quello che io faccio. Gesù non è il fondatore di una nuova religione o di un movimento religioso. Gesù è il principio, lui è la genesi di una nuova generazione che crede nel suo nome e che si muove nella sua autorità, che si muove sapendo utilizzare le chiavi del regno dei cieli. Ripeto, le chiavi non servono per aprire il regno, per poter accedere. Le chiavi servono per poter aprirlo da dentro e manifestare tutto quello che il regno di Dio ha da donarci. Ed ecco perché abbiamo bisogno di continuare a pregare: venga il tuo regno. Questa parola venga non significa che non è venuto. Nel testo greco questa parola significa che il tuo regno si manifesti. E quindi attraverso il tuo regno, la tua volontà sarà fatta sulla terra così come è fatta nel cielo. Entriamo ancora in profondità, velocemente. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli e tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. Questa espressione nel testo greco purtroppo in italiano è difficile da tradurre, Usa questo sarà legato nei cieli o sarà sciolto nei cieli. Questo tempo nel testo greco, in greco si chiama futuro perfetto passivo, ed è un tempo molto particolare perché la traduzione letterale di questo verso è in questo modo, guardate: io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Questa è la traduzione più corretta dal testo greco. Tutto ciò che avrai legato sulla terra è perché è stato già legato nei cieli. E tutto ciò che avrai sciolto sulla terra è perché già è stato sciolto nei cieli. Cioè Gesù sta dicendo: tutte le iniziative di autorità che tu prenderai nel mio nome ti sono state autorizzate perché già in cielo è tutto compiuto. Noi siamo quella generazione, noi siamo quel popolo, noi siamo quelle persone che credendo in lui noi cresciamo in quello che è il tutto è compiuto, tutto è compiuto, tutto è compiuto. Quindi, dato che è stato tutto compiuto 2000 anni fa da Cristo, significa che noi possiamo compierlo. Quindi noi lo compiamo perché già è stato compiuto. Il concetto fondamentale di Matteo 16 è questo: io lo posso fare perché già è stato fatto. Se io posso prendere autorità e agire con autorità per vedere il regno di Dio in manifestazione, è perché ho l'autorizzazione del Re che ha compiuto ogni cosa. Il motivo per il quale io posso vedere la guarigione nella mia vita è perché Lui ha preso tutte le malattie su di sé, le ha portate sulla croce e Lui ha già guarito potenzialmente ogni malattia. Quindi se io prendo autorità sulla determinata situazione, posso farlo e sono autorizzato a farlo perché è stato già compiuto. Quindi Gesù sta dicendo: con queste chiavi tu renderai visibile sulla terra ciò che è invisibile ma che è stato già compiuto. Lo ripeto: attraverso queste chiavi tu rendi visibile sulla terra ciò che è invisibile nel cielo ma che è stato già compiuto. Comprendete? Quando io prendo autorità su un demone per cacciarlo, ho l'autorità perché ogni autorità gli è stata data in cielo e sulla terra, e quindi io ho autorità nel nome di Gesù. Io posso farlo perché già è stato compiuto dal mio fratello maggiore che si chiama Gesù, e lui mi ha dato l'autorità e l'autorizzazione per farlo. Quindi le chiavi del regno non sono le chiavi per legare e sciogliere demoni, ma servono per... E entriamo ancora su questo. Le chiavi servono per utilizzare l'autorità che lui ci ha dato. La parola legare significa anche chiudere, significa anche
Vietare significa dichiarare improprio o illegale la malattia, la povertà, l'ansia, l'oppressione, qualunque cosa che non va nella tua vita è illegale, è impropria e tu devi chiuderla, tu devi legarla e quindi hai l'autorità per non permettere a queste cose di accadere nella tua vita. Al contrario, tutto ciò che è la volontà di Dio, che è buona, accettevole e perfetta per te, tu hai l'autorità di rilasciarla nella tua vita, di sciogliere tutta la benedizione del regno di Dio sulla tua vita e sulla vita degli altri, perché la parola legare significa anche, scusate, la parola sciogliere significa anche aprire, quindi significa dare il permesso, ok? Quindi è così importante per noi comprendere, come abbiamo letto in questo passo, prima di tutto chi siamo, secondo quello che abbiamo ricevuto, terzo ciò che possiamo fare. Le chiavi del regno ci sono state date per utilizzarle, per rendere visibile il regno di Dio. Molti credenti usano le chiavi a tentativi. Quante volte ti sarà capitato? A me è capitato un sacco di volte, magari mi danno un mazzo di chiavi per andare magari in un posto di lavoro oppure per aprire dei capannoni o delle cose, delle case. Insomma, ti sarà capitato in ogni caso di avere delle chiavi e non sapere qual era la chiave. Magari sei uscito fuori dalla casa dei tuoi amici per andare a prendere qualcosa in macchina, ti hanno dato le chiavi di casa, così dice, così non suoni che ho i bambini che dormono. E quando sei arrivato hai provato tutte le chiavi finché all'ultimo hai trovato quella che riusciva. A volte noi siamo così, a volte noi utilizziamo i versetti così come delle chiavi che andiamo a provare per aprire delle serrature, ma non funziona così, non funziona così. Lo Spirito Santo ti rivelerà, sono convinto che parleremo di questo tanto nel 2021 e avremo l'opportunità di entrare in questo argomento, ma non utilizzare le chiavi così a tastoni oppure così, non cercare di provare. Lo Spirito Santo ci sta rivelando, ci sta parlando che queste chiavi servono e sono utili, sono assolutamente potenti e che ci permettono e ci permetteranno di vedere il regno di Dio in piena manifestazione nella nostra vita. Se noi cambiamo, allora le cose attorno a noi possono cambiare. Non pensare che le cose cambieranno perché domani cambierà il foglietto del calendario appeso al muro. Non pensare che le cose cambieranno perché stapperai qualche bottiglia di spumante o di champagne. Le cose non cambiano se tu non cambi. Le cose non cambiano se tu non decidi di cambiare. Ricordo anni fa, quando iniziai a studiare sul regno di Dio e lo Spirito Santo mi disse questa parola che mi buttò per terra. In realtà mi ha scoraggiato, mi ha fatto stare male. Questa parola lo Spirito Santo mi disse in maniera molto dolce, molto autorevole, dentro nel cuore, lo sentì come con una dolcezza estrema, ma era forte come un tuono, e mi disse queste parole: oh, se tu regnassi. E questa parola mi è rimasta stampata nella mente, nel cuore, l'ho scritta. E da quel giorno in poi prego e chiedo: Spirito Santo, insegnami a regnare. Insegnami a regnare. Spiegami cosa sono queste chiavi. Spiegami a cosa servono queste chiavi, perché io voglio vedere il regno di Dio in manifestazione nella mia vita ogni giorno. E sto ancora imparando e ho tanto da imparare. Ascolto tante predicazioni, leggo diverse cose sull'argomento e mi rendo conto che è un argomento vasto, è un argomento talmente bello che veramente può rivoluzionare la vita di chiunque lo desideri, realmente. E quindi usa le chiavi e non fare l'errore di Pietro. E con questo concludo. Matteo 16. Pietro ebbe la più grande rivelazione che un uomo possa mai avere. E qualche minuto dopo, quando Gesù apre il cuore
e comincia a dichiarare ai suoi discepoli che era necessario per lui andare a Gerusalemme, soffrire tante cose, morire e risuscitare. Pietro se lo porta sotto braccio di lato e gli dice: Signore, questo Dio te ne liberi, questo non ti avverrà mai, sarò io lì a proteggerti, sarò io la tua guardia del corpo. E Gesù gli dice: vai via da me, Satana, perché tu non hai il senso delle cose di Dio, ma hai il senso delle cose degli uomini. E questo è il discorso, che noi abbiamo le chiavi e troppo spesso le lasciamo. Abbiamo delle rivelazioni, ma troppo spesso facciamo le scelte di testa nostra. Sappiamo che Dio ci sta parlando, ci sta dando delle direttive, però continuiamo a fare di testa nostra perché siamo testardi, perché vogliamo avere ragione, perché vogliamo dimostrare qualcosa e non permettiamo a Dio di fare la sua opera nella nostra vita. E facendo male a volte noi lo facciamo anche male alle persone che sono accanto a noi, a volte impediamo a Dio l'opera nella nostra vita e impediamo l'opera di Dio nella vita degli altri. È vero, ci saranno nuove persone che Dio ti metterà accanto, ci saranno delle porte nuove che si apriranno quest'anno per te, ma niente cambierà se tu non cambi, perché Dio mette ogni anno persone nuove accanto a te e Dio apre porte nuove per te ogni anno. Sono porte che Lui apre per te, sono porte che sono chiuse e che tu devi imparare ad aprire. Devi imparare ad aprire. Vorrei concludere con un principio fondamentale che in questi giorni sta trivellando nella mia mente. In Genesi 2, versetto 4 e 5, ascoltate, perché qua c'è un segreto straordinario per l'abbondanza di Dio nella nostra vita. Genesi 2, 4 e 5 dice così: queste sono le origini dei cieli e della terra, quando furono creati, nel giorno che l'Eterno fece la terra e i cieli. Non vi era ancora sulla terra alcun arbusto della campagna e nessuna erba della campagna era ancora spuntata, perché l'Eterno Dio non aveva fatto piovere sulla terra e non vi era l'uomo che coltivasse il suolo. Se stai pregando per la pioggia, non pregare più, perché la pioggia non arriverà a meno che tu non sia pronto per coltivare il suolo. Dice che quando Dio creò ogni cosa, la creò sotto forma di seme e non era ancora spuntata erba, nessun arbusto, nessun albero nella campagna. Perché? Perché ancora non era piovuto sulla terra. Quindi era tutto in forma di seme, non era ancora piovuto. Ma il motivo per il quale non era ancora piovuto è che ancora l'uomo non c'era. Lui non vuole fare abbondare qualcosa nella tua vita che tu non sia in grado di gestire e che tu non sia in grado di mantenere. Quindi lavoriamo su questo, perché c'è una grande benedizione, c'è una grande abbondanza preparata per noi. A volte noi pensiamo che la colpa sia di Dio, che la colpa sia del diavolo, che la colpa sia degli altri, che la colpa sia che ne so. Ma il problema è che la terra c'è, è piena di semi, la pioggia non è ancora scesa. Perché? Perché l'uomo ancora non è pronto per coltivare. E questo è un monito per la mia vita e voglio condividerlo per voi, perché a volte chiediamo che Dio faccia espandere, faccia crescere, faccia esplodere determinate cose nella nostra vita, ma Dio non ci darà mai un raccolto che andrà a perdersi. Lui si prenderà cura del raccolto perché noi siamo cambiati. Lui ci darà la pioggia al momento giusto, quando noi saremo pronti per coltivare tutto quello che Lui ci ha già dato in forma di seme e che è pronto a esplodere non appena arriva la pioggia, ma la pioggia scenderà quando noi siamo pronti. Quindi niente cambia se noi non cambiamo. Chiediamo allo Spirito Santo di rinnovare la nostra mente, di farci comprendere il principio delle chiavi del regno dei cieli, tutto ciò che avremo legato e sciolto, tutto ciò che avremo chiuso e aperto, tutto ciò che avremo permesso o che non avremo permesso nella nostra vita, nella nostra casa, nella nostra famiglia, nel nostro lavoro, lì dove noi abbiamo autorità. E noi vedremo cose straordinarie il prossimo anno. Voglio un attimo vedere se Mary, perché ci tenevo. Mary? Mary, ti chiama con la... Sta arrivando, sta arrivando.
avevo desiderio che lei poteva salutarvi e ringraziarvi, darvi una parola di incoraggiamento. Vieni amore, ho detto che avresti detto qualcosa, avresti salutato, ringraziato, fai quello che vuoi. Buonasera a tutti, è sempre bello poter condividere con voi qualcosa. Credo che ognuno di noi, nonostante l'anno difficile, possa ringraziare Dio per essere qui, perché la vita è un dono meraviglioso, no? E quindi se siamo qui dobbiamo essere grati a Dio nonostante tutto quello che è accaduto. C'è una parola che voglio rilasciare per il nuovo anno, che lo Spirito Santo ha rilasciato a me. Si trova in Matteo 6,33. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Credo che quest'anno abbiamo capito, io per primo, ma come un po' parlando con alcune persone abbiamo compreso che non siamo così forti, abbiamo bisogno di crescere, abbiamo bisogno di conoscere il cuore del Padre, abbiamo bisogno veramente di conoscere questo regno, chi siamo, quello che Lui ha fatto per noi, quello che Lui vuole fare attraverso di noi. E credo che quest'anno ci abbia fatto capire veramente tanto, dove la paura ha preso il sopravvento nella nostra vita, lo sconforto, lo scoraggiamento, abbiamo dubitato di Dio, abbiamo dubitato delle sue promesse, e questo ci ha fatto comprendere che abbiamo bisogno di conoscerlo veramente, non magari solo attraverso altre persone, ma abbiamo bisogno di instaurare un rapporto profondo, intimo, in maniera personale con Dio, perché Dio aspetta noi per fare qualcosa. Dio aspetta noi, Lui ha già fatto tutto. Sembra strano che dico Dio non può fare niente perché ha già fatto tutto, e Lui ha deciso di fare qualcosa qui, adesso, attraverso di noi. Quindi se noi non realizziamo pienamente la bellezza di questo regno, la grandezza di questo amore, che è qualcosa di strepitoso, quello che Gesù ha fatto per ognuno di noi e quello che Lui, il mandato che Lui ha dato ad ognuno di noi, e questo lo si può capire solo stando con il Padre, passando del tempo con Lui. Prendiamoci quest'anno veramente un impegno. Abbiamo bisogno di crescere a livello spirituale, non abbiamo bisogno di chiedere a Dio qualcosa, perché sappiamo che dal momento in cui cresciamo nello spirito, a livello spirituale, noi sappiamo che tutto quello di cui abbiamo bisogno è già lì. Quindi smetteremo anche di chiedere a Dio qualcosa, perché lo troveremo. Abbiamo bisogno di crescere. Questa è una parola che ho ricevuto per me questa mattina, e che nel mio cuore da questa mattina la volevo rilasciare per ognuno di voi, e credo e chiedo allo Spirito Santo che possa essere veramente qualcosa che esploda nel vostro cuore, la fame di crescere nelle cose di Dio. Abbiamo bisogno di questo, e questo anno che è trascorso ce lo ha dimostrato, come ci siamo un po' scoraggiati, no? Quando invece dobbiamo veramente prendere, come dire, dobbiamo alzare il capo e non avere paura, perché Lui ha dato a noi ogni cosa, Lui ha dato a noi l'autorità su ogni cosa che cerca di distruggere le nostre vite. Dio non può farlo, apostolo nostro, perché Lui ha deciso di farlo attraverso di noi. Io credo fermamente che Lui ha già fatto ogni cosa, però riconosco che devo crescere e conoscere quello che Lui ha fatto per me. E lo volevo rilasciare per ognuno di voi. Vi benedico, grazie, grazie a tutti per il vostro sostegno, per il vostro amore. Il nostro desiderio è quello che ognuno di voi possa sperimentare questo regno. Si è addormentato. Ognuno di voi in maniera personale possa sperimentare il regno e possa viverlo nel quotidiano, perché questa è la nostra vittoria. Auguri di cuore e vi benedico. Una buona serata a tutti quanti, per chi è con la famiglia, con gli amici, con i parenti, eccetera, eccetera. Grazie, grazie ancora. Una buona serata a tutti quanti. Non mangiate tanto, non bevete tanto, ma tanto è l'ultimo dell'anno, ce lo possiamo permettere anche un pochettino, dai. Ciao, auguri a tutti. Ciao, buon anno a tutti. Anche da parte da Giovanni che dorme. E da Giovannino che dorme. Ciao a tutti.